L'Osservatorio sul fenomeno della violenza sulle donne, alla presenza della Presidente del Consiglio regionale della Campania, Rosa D'Amelio, ha consegnato i PC portatili ai vincitori della seconda edizione del concorso Parole del Genere, promosso dall'Osservatorio regionale, che si è svolto nel corso dell'anno scolastico 2019-2020. L'Osservatorio aveva già fissato per il 27 marzo la consegna dei premi, poi annullata per l'emergenza coronavirus, ma appena le condizioni lo hanno permesso, abbiamo ritenuto opportuno organizzare la cerimonia di consegna dei premi, che essendo dei PC sono particolarmente utili agli studenti alla luce delle nuove modalità scolastiche resesi necessarie per contenere la pandemia. Le parole della Presidente Rosaria Bruno. I ragazzi sono particolarmente attenti nel segnalarci quelli che sono tutte le modalità di comunicazione che non sono perseguibili, cioè che non sono in qualche modo corrette, e quindi riguarda i testi di canzone. A volte ri li rimodulano quindi con dei testi corretti. Ci hanno segnalato dei videogiochi dove addirittura si insegna ad ammazzare le donne, che abbiamo censurato. Ci hanno segnalato articoli di giornali che non erano correttamente narrati, quindi che non narravano correttamente alcune vicende che riguardavano per esempio anche femminicidi, ci hanno cambiato il finale delle favole, quindi è la loro creatività in qualche modo che ha spazio e diventano protagonisti di un nuovo modo di pensare, quindi sentinelle attive di un nuovo modo, di una nuova comunicazione corretta. Contro la violenza sulle donne occorre un profondo cambiamento culturale nel nostro paese, nell'ottica del rispetto e della valorizzazione della donna e di un rapporto sano ed equilibrato tra uomo e donna. Per questo è fondamentale il ruolo delle scuole, ha sottolineato la Presidente del Consiglio regionale, Rosa D'Amelio. Questo premio acquista un valore simbolico ancora più grande perché sappiamo in tempo di Covid che la violenza all'interno delle famiglie, sulle donne, si è cresciuta. Sono esplose situazioni drammatiche, terribili, di donne che sono state, nonostante, insomma, il periodo terribile che vivevamo rispetto alla vita stessa, ma sono state assassinate, e abbiamo il dovere di lanciare, segnali importanti come questo premio per i ragazzi, perché noi dobbiamo andare avanti sul terreno della crescita culturale delle giovani generazioni contro qualsiasi forma di violenza, soprattutto sulle donne.